Sono video oggi. Scusatevi il video è ritardissimo, è quasi l'una. Ma ragazzi, stavo fuori, ero a Frascati, ero con i miei. E tempo per fare il video dopo la partita, non ci ho avuto un attimo, un momento, 3 secondi, niente. Perché io proprio non neanche a dirgli, sai, io non è che te puoi prendere lì mentre stai a camminare, stai a fare la passeggiata a far video, ragazzi, perché comunque stiamo a parlare sempre in amichevole, non è che stiamo a parlare del campionato, Europa League, comunque di stagione che è iniziata, vedi, ragazzi, amichevoli, quindi insomma, ecco, vi riporto anche a ora tarda, vi porto il contenuto, però insomma, ripeto, stiamo parlando di amichevole, parliamo di Frosinone-Lazio, però insomma, ecco, io spero. Ecco, adesso vi parlo di tutto quanto, però ecco, scusate ancora per il ritardo, però ecco, se ho portato il video a quest'ora sapete il motivo. Allora, andiamo subito una partita perché questo vi interesserà, penso, più del fatto del suo stato, che ho fatto e trick e track. Frosinone Lazio. Io ho visto il primo tempo purtroppo non sono riuscito a vedere, ragazzi, ho detto. Cioè, già ho visto il primo tempo, già è una cosa incredibile. Io ho visto un primo tempo abbastanza, non dico buonissimo, ma abbastanza buono, nel senso comunque ho visto una Lazio che ha cercato di imporre il suo gioco, comunque lo stesso palla, ha cercato di creare delle occasioni comunque importanti, no? A cercare comunque di piano piano di conoscersi anche meglio in campo. Ho visto una Lazio, comunque almeno per il primo tempo, una buona Lazio. Ho visto una buona Lazio, certo il gol non è arrivato, però insomma ho visto una Lazio, secondo me, ecco, l'ho visto molto bene Zaccagni, molto bene Nosri, l'ho visto, detto proprio in generale, ecco, chi altro ho visto, vabbè, comunque il solito Guendouzi, insomma, in generale, ecco, forse un po' di meno Çağlayan, non so, non l'ho visto benissimo Çağlayan nel primo tempo, poi non so se, anche se poi ecco, comunque cambiava tutto, perché insomma sono entrati altri giocatori, comunque cambia la panchina. E però insomma, ecco, è uscito Patrick, è entrato Romagnoli, se mi sbaglio, insomma sono stati altri cambi tra Rovella. Però almeno nel primo tempo ho visto una buonissima Lazio, poi secondo tempo purtroppo non l'ho visto. Ho visto il gol di Zaccagni, ho visto il gol di Zaccagni bello sulla palla di Pedro dentro lateralmente per Zaccagni, che l'appoggia all'angolino destro. In gol divisivo non l'ho visto, cerco di recuperarlo. Però insomma, detto ciò, l'importante comunque era continuare comunque a far bene. Ecco, un altro risultato comunque che, come ho detto anche con Rostock, questo è un altro risultato che deve dare consapevolezza, soprattutto deve dare quello step mentale per dire: oh, ok, ci siamo, dobbiamo soltanto cercare di migliorare quelle cose che si devono, anzi, non è che si devono migliorare, più che altro si devono proprio colmare, cioè si devono proprio colmare definitivamente, perché sono cose che a Lazio, cioè almeno io ancora continuo a vedere certe cose che non vedo da anni, e ripeto, poi ecco, spero che con Barone, insomma, calcio champagne, cose, trick e track, però insomma, ragazzi, io ho detto, ho visto una buona Lazio, ho detto. La buona Lazio contro un Frosinone è una partita abbastanza, comunque, non dico di alto livello, perché secondo me quella di alto livello è col Southampton, perché comunque è già una squadra Premier, e noi ecco, che era l'anno scorso, l'Aston Villa ci abbiamo perso, insomma, quindi col Southampton c'è quella sfida, c'è quella partita, ecco, il 7 agosto, già quella partita, insomma, un po' che ti va a dare quello step, quel qualcosa che dici, sai, io, se la vinci, se la porti a casa, siamo a buon punto, quindi insomma. Poi ecco il 10 del Cadice e squadra spagnola, quindi insomma già so gli ultimi amichevoli comunque già di un certo peso. Poi certo anche questa, io sinceramente ecco gli do peso, perché comunque è una squadra che l'anno scorso ecco faceva la Serie A, ora è costante Serie B, ma faceva la Serie A l'anno scorso, quindi comunque è una squadra che, detto, comunque come si può dire, un amichevole comunque di buon livello, nel senso comunque che non era Trapani, Triestina, queste qua, ecco, Rostock, che se mi sbaglio che è seconda divisione tedesca, se mi sbaglio, non so adesso se sto a dire cavolata, però insomma, ecco,
in generale già era un po' un avversario, piano piano a salire un po' l'asticella, quindi sicuramente, ecco, certo, non è che abbiamo vinto 8-0, ecco, 2-0 con gol l'ultimo poi Vesino, però insomma, quello che conta comunque è cercare piano piano di trovare poi, cioè conta poi, ecco, avere quella, come si può dire, quella fiducia, no? Nel gruppo, nella squadra in sé per sé, tra fiducia tra allenatore e giocatori, comunque creare anche quel legame, no? Che è importante nel corso della stagione, inculcare nella testa dei giocatori la mentalità giusta, quindi comunque tutti dei fattori che poi fanno poi la differenza in stagione. Poi ecco, detto, amichevoli sono amichevoli, però comunque sempre i risultati, cioè, ecco, guarda la Juve che ha perso con Norimberga, ha pareggiato col Brest, quindi insomma amichevoli non contano, sì, però comunque il risultato dà una visione di quello che è la squadra in preparazione per il campionato. Detto, gol di Zaccagni, gol di Vesino all'ultimo, comunque che è il 90esimo più 3, che è il 93esimo, insomma, ecco, c'è sta 3 minuti di recupero da quello che ho visto. E detto il gol di Vesino lo vado a recuperare, però ecco il gol di Zaccagni l'ho rivisto e ha fatto un bel gol, vabbè, Zacca, insomma, io penso che stanno veramente Zaccagni con Castellanos così, veramente può essere il marcatore della Lazio, perché veramente ecco davanti, se non c'è Zaccagni veramente non dico che c'ho proprio la paura, ma ci stiamo quasi, c'ho più che altro l'ansia, perché davanti veramente, ecco, per carità, Nostrin è buonissimo giocatore, c'ha una pure, però manca proprio quel qualcosa, quella prepotenza davanti che non ci abbiamo, ragazzi, cioè, quello è il fatto, cioè, a Roma, ecco, a Roma no, ok, che sta, non sta, mi faccio il confronto sempre con Roma, semmai perché, ragazzi, è proprio quello il fatto, cioè, stiamo nella capitale e io voglio un confronto di questo tipo. A Roma, mo' si è stato avviato Abraham, si è preso Dovbyk, si è preso sulle cose, mo' non andare a vedere come ha pareggiato con l'Olympiakos. Però, sicuramente, il fatto dei giocatori davanti si è messa molto, molto bene. Ripeto, queste sono amichevoli, il campione inizierà un po'. E per me, su un fatto proprio di rosa in sé per sé, la Roma sta avanti. Sta avanti, sta. Perché noi adesso, ma adesso siamo, non so, penso, il livello di rosa in sé per sé, in generale, io lo te lo so dalla Lazio, stiamo alla pari con, che ecco, col Torino, Torino-Fiorentina, stiamo lì, stiamo, perché, raga, parliamoci chiaro, ma ecco, non da fare, sta bene se sta a recuperare, Gila pure recupererà, ma ecco, inizio questa settimana che arriva, da lunedì, dovrebbero rientrare, però, poi in generale, in sé per sé, ecco, se ne sono andati quelli che se ne sono andati, sono entrati giocatori, ecco, Castrovilli pure, se devi rimettere in forma, devi recuperare fisicamente, devi recuperare proprio il fatto per la giocabilità, perché detto, con la Fiorentina veramente non gioca da un botto, che si è spaccato tutto. Quindi insomma, dimmo le cose come stanno e soprattutto ecco, detto, perché da buonissimo, perché il risultato di stasera veramente è buonissimo, ripeto, cioè anzi di ieri sera perché è l'una, cioè, c'è pure da dire questo. E detto, il risultato comunque che mi fa piacerissimo, che ripeto, ecco, 3-0 con Rostov, 2-0 con Frosinone, comunque ecco, porta inviolata in tutte e due amichevoli, queste qua di un po' più alto livello, come ho detto, perché l'altro da bronzo, detto che la Triestina comunque è un pareggio pure rocambolesco, mi è arrivato, insomma, in generale è una squadra ancora acerba, piano piano stiamo cercando di mettere pezzo per pezzo, però la rosa, se bisogna dire la verità e se bisogna dire le cose come stanno, detto, il mercato non è finito, ma se il mercato finisce così, è una Lazio da settimo posto di nuovo, settimo, sesto posto, come l'anno scorso. Non stiamo a dire cose, no, perché qui, da là, no, ragazzi, cioè è così. Ripeto, poi può essere che a stagione di Cristo arriviamo qua, quinti, quarti, che ne so, la Champions League, pen pelo, ok. Però non si può sempre andare con la speranza, speriamo che il Nosri, speriamo che c'è una, però speriamo, vediamo questo, così, cioè, non c'è mai concretezza, non c'è, con questa società non ci sarà mai concretezza, mai concretezza. Ripeto, chiunque venga qua, che sia Baroni, questi, quell'altro, massimo rispetto e massimo supporto. Ma stanno veramente, cioè, proprio,
una squadra. Cioè, che bisogna vedere quello che succede, perché veramente non si possono fare pronostici. Livello, posso, ecco, vi dico settimo posto perché la squadra non è cambiata per niente. E se ne sono andati Luis Alberto Immobile e Felipe Anderson. Cioè, e Milinkovic l'anno scorso la mandano via. Cioè, per farvi capire proprio il cambiamento proprio radicale che è stato fatto, e non hai sostituito nessuno con quel livello. Cioè, capite che voglio dire? Cioè, non si può una cosa, cioè, non si può. Non è ammissibile da una squadra che vuole ambire a traguardi più importanti. Non si può, non si può, non si può proprio. Vabbè, lo vedi, io qua dico le cose, ma tanto, cioè, quello che entra da qua e esce da quest'altra parte, c'è paura di. Però comunque, chiudiamo il video perché già mi sono allungato troppo e vi chiedo scusa. Ripeto, 2-0, 2-0, Lazio, una buona Lazio, un buon risultato, detto. Dopo il Rostock è un'altra migliore che non prendi gol. E mo vediamo col Southampton. Col Southampton è una grande amichevole, una grande amichevole, un alto livello di squadra, perché è sempre una squadra di Premier League. Sarà che è Southampton, quello che vi pare, ma è sempre una squadra di Premier, o comunque sempre una squadra inglese. Quindi già il livello si alza. Quindi vediamo quello che succede in qua amichevole il 7 d'agosto. E niente, ragazzi, io vi saluto. Scusate ancora per l'ora tarda per il video, però insomma, detto, stavo in giro, cose, non riuscirò un attimo a trovare 3 secondi per far video. Vi chiedo ancora scusa. Ragazzi, avanti Lazio sempre, sempre per sempre, e ci becchiamo alla prossima.